bacio a tutti! Come state? Io bene. Noi bene. Non fate caso al cane, c'ha l'osso, quindi cadrà per terra l'osso 300 volte e 300 volte lo raccoglierà. Non fate caso a Michelinho che sta rimpinguando la bocca di Betsy, sta rimettendo tutto. Io giro il video tranquillamente, serenamente. Non so se il cane c'ha in bocca qualcosa. No, Jack, sei stato buono fino adesso. No, vieni qua. Vieni. Non ci credo. Io giro il video e il cane piange. Vedete, vedete voi che macello che mi tocca fare? Io non lo so. Allora, sono andata al risparmio casa. Veramente sono andata anche al Conad stamattina, è stato meraviglioso. Mi sono portata via le castagne. Il retino era 6,50 euro. Io mi sono vergognata, io l'ho preso a metà prezzo e sono felice, ed è quindi un prezzo più che ragionevole, e sono andata alla cassa felice. Poi ho preso le cipolle di Tropea 50%, tutta roba freschissima. Ho preso i pomodorini, ho preso un sacco di cose e me ne sono tornata a casa. Salve, come va? Come la va? Tutto bene? State bene? Io mi sto sistemando, che sto un attimino un po' tutta scrosciata. Come state? No, io sono molto felice oggi e quindi credo che traspare proprio dal video, e più felice del solito, perché io comunque sono una persona molto serena, molto tranquilla, quindi tranne quando me in albero. Quando mi c'ho gli occhiali sporchi. Quando mi inalbero, allora io è raro che mi arrabbi, mi posso agitare, ecco, però è raro che io mi arrabbi. Veramente le persone che mi hanno vista arrabbiata sono veramente poche. Io elimino completamente. Quindi, allora, andiamo a vedere cosa ho acquistato al risparmio casa, perché sotto le feste mi sono finita un po' di cose e allora ci sono tantissime offerte. Vi faccio vedere. Ho tenuto qui la foto perché farò vedere tutto. Allora, una piazza e mezza. Ho comprato, qua fa vedere con due federe, ma ce n'è una. Ho comprato questo qui, 20 euro, scontato, 20 euro il lenzuolo in flanella per Giulia con i gnometti. Eccolo, e non mi veniva. Con i cuoricini sulle federe, veramente molto carino. Quindi questa sera lo lavo, si asciuga e mettiamo il coso nuovo. Salve, un macello, fate caso, un macello. Poi ho comprato questo Cif Candeggina, che lo sto già utilizzando, perché l'ho comprato, mi serviva e lo sto utilizzando, però volevo farvelo vedere. Questo qui è l'esplosione. Esplosione di lavanda, c'è scritto esplosione di lavanda, 100% igienizzante, più potere sbiancante, spray attivo con candeggina, Cif, va bene per tutte le superfici, la cucina, il bagno, addirittura i colletti bianchi, e niente, va bene anche per la cucina, eccetera eccetera. Ho preso, mi serviva, me l'ero finito. Sono andata avanti con la ditta Luxury di risparmio casa, che niente, niente, non vale niente, spendi soldi a niente. E invece quello che mi piace è Fabuloso, cos'è, com'è? Fabuloso? Quella vaniglia e oro, vaniglia e mirra, che cos'è? Quello buonissimo, ma questa è troca, che profumo, questa è troca, era tanto che non lo prendevo,
e mi sono ripresa questo 3 euro e qualcosa, mi sono ripresa questo, aspetta che l'ho chiuso male, poi me lo dimentico di averlo chiuso male, vado in bagno, rovescio tutto, faccio un macello, eccolo, questo è il più buono, sono 3 profumazioni. Questa è quella più buona, è intensa, buonissima, non è dolce, è intensa, un profumo sembra. Cioè, profumato, è un profumo, capito? Poi ho preso perché avevo letto su un gruppo, sto segnando un po' dei gruppi Facebook, ma su un gruppo avevo letto che la del risparmio casa, la ditta Valido praticamente, no la ditta, scusate, il, sì la ditta Valido, praticamente dicono che lavi benissimo, io sinceramente non mi sembra di averlo comprato mai, non l'ho nemmeno snusato, ma ho preso questa la lavanda ed era in offerta, molto buono, caspita proprio lavanda lavanda, buono, un euro e oserei dire 59 o 2 euro, no 2,59 euro vale troppo, 1,59 euro, non lo so, non me l'accordo, non mi ricordo, però l'ho preso perché io ho ancora Ace, il bottiglione che ho visto il prezzo 6,50 euro, io l'ho pagato 4 euro e qualcosa perché era in offerta, ma è enorme, cioè una bottiglia enorme, e però hanno detto che questo qui attivo a basse temperature per bianchi, per panni, per capi, raga, bianchi e colorati, ed è buono, e io l'ho preso, voglio provare, questo è 1,3 litri, voglio provare. Poi ho preso, va bene, il mio Lison Foam e Bagno Gel, perché mi sto finendo il quello con l'omino senza capelli, come si chiama? Mister Muscolo è quello dello scarico, come si chiama? Però avete capito, come si chiama? Che buono che è, proprio buono. Questo qui per il bagno, mi sto finendo quell'altro, ma non mi ricordo, adesso ho proprio un vuoto della memoria. Erika, so finiti i tempi di quando compravi svelto a 1,68 euro, adesso costa 3 euro e ci sono rimasta, ho detto ma è tanto che non te prendo più figlio, ma è una cosa esagerata, mi sono presa Sole perché costava 2 euro e qualcosa e questi sono 2 litri, è tanto 2 euro e qualcosa. Non mi sono presa né quelli della ditta del risparmio casa, proprio marchio risparmio casa, non ho preso nemmeno quelli detersivi sempre per i piatti a mano parlo, non ho preso nemmeno per i detersivi quelli là che c'è davanti la donnina anni 60 carina, no? Un po', capito, un po' lollipop e così. Non l'ho preso perché quella anni 60 non lava niente, non fa niente, non sgrassa nemmeno la roba unta, proprio niente. E quegli altri del risparmio casa sono più decenti, ma prima lo erano di più. È come se avessero cambiato la formula dentro e non mi lava più bene. Quindi fino adesso ho utilizzato quelli del Conad, marchio Conad, 1,19 euro, ma funzionavano e come dovevano funzionare quegli altri che ne costavano 99 centesimi, ma non lavano più e quindi ho detto sai cos'è, mi prendo direttamente Sole, non ho preso quell'altro perché 3 euro e passa, svelto, un'esagerazione, non so se avete fatto caso, l'avete fatto caso. Le bottiglie della Nielsen svelto sono più piccole, sono da 75, costano di più, quindi non vale manco. E non l'ho preso. Poi 1,99 euro mi sono presa questi qui per il bagno. C'erano diverse profumazioni, sono 3. 1,99 euro marchio risparmio casa. È più che onesto perché comunque le altre marche è improponibile, più di 3 euro di roba, ma di che devo da, capito, quindi ho preso questo e sono molto felice. Poi c'era i pizzica il naso, scusate,
Poi c'era Malizia in offerta, 2,30 euro qualcosa. Questo è 2 litri. Io non vado matta della Malizia, perché Malizia mi secca un po' la pelle. Però era in offerta e l'ho preso. Vediamo come va, visto che c'è... Buono questo qui. Buono. C'era quello lì al talco, che era molto buono pure quello. Va, assomigliava proprio a quello neutro Roberts al talco. Ma ho preferito prendere questo qui, che con l'argan è veramente buono. Speriamo che non mi secchi troppo la pelle, perché questo me la secca. Poi ho preso questo 1,99 euro. Questo è la ricarica che io uso nel dus dus del lavandino, nel porta sapone liquido del lavandino, quindi l'ho ripreso. Questo sono come fossero due dus dus, praticamente. Io li chiamo dus dus, ma vabbè. C'era una cosa, si chiamava dus dus, mi sembra. C'era, vero mo? Dus dus, mi è rimasto. Poi ho preso, allora, io come deodorante non uso più quelli normali, ma come deodorante uso questi qui, che andrebbero dentro l'Air Wick, praticamente. Quello, per intenderci, quel diffusore che ogni 6, 12, 18 minuti, cos'è, che fa uno spruzzo, è contenuto in un contenitore con le batterie, lo mettete sopra il mobile, e questo qui ogni tot minuti, lo impostate voi il tempo, fa una spruzzata. Allora, perché uso questi io come deodoranti? Innanzitutto perché sono concentrati, molto. Uno, il primo. Il secondo è perché non rilascia acqua, perché tutti i cosi, come gli spruzzi, rilascia acqua. E, cioè, casca l'acqua per terra, a me mi dà un fastidio, sembra che ti opacizza tutto il pavimento. Invece questi qua sono uno spray a secco, e quindi quando si spruzza non cade giù l'acqua, non fa niente, persiste l'odore molto. Questo non è originale, questo è marchio Risparmio Casa, 1,79 euro, perché pure questo è triplicato i prezzi nelle marche originali. E ne ho preso uno di marca, me lo passi mo? Sta lì? No, io guarda, sa di DTT, non lo sopporto, non lo sopporto. Ecco, guarda, questo è Glad, questo è Glad originale, l'ho preso al Conad, mi sembra. Questo qui è fragranza relaxing zen. L'ho presa apposta. Avete presente il DTT? Il DTT, quello che date per le mosche e zanzare, il DTT, uguale. Io non lo posso sentire questo odore, mi manda via il cervello, mi puzza di chimico, mi puzza di roba, non lo posso sentire. E questo qui è della Glad originale, quindi non è pieno, non vedo l'ora di finirlo. Invece questo qua, 1,75 euro, ha la stessa funzione di questo. Questo è 269 ml, questo è 250 ml, ma chi se ne frega, 1,79 euro, ma va benissimo. E l'ho preso per i bagni. Poi mi sono presa 1,99 euro, mi sembra, 1,19 euro, non mi ricordo, 1,99 euro, i sacchetti gelo, che me li sono finiti, l'ho paciucati dentro il coso, si è rovinato tutto. Questi qui praticamente cos'è? Niente. No, stavo vedendo che, insomma, come cookie c'ha lo spazio per scrivere, serve sempre. Poi mi sono ripresa le mollette, che carino, 1,99 euro. Le mollette costa un botto, queste qui. Allora, queste qui per tenerle in casa, perché per esterno si rovina tutte. Queste qui sono 20 pezzi, 1,99 euro, mi sembra, 1,90 euro, 1,99 euro, insomma siamo lì. Risparmio, marchio Risparmio Casa. Ho preso questi qua 20 pezzi, ma sono troppo carini con i cuoricini, mi piacciono veramente tanto, quindi l'ho preso. Non nego che forse la molletta me la frego pure, me la porto per me, stanza creativa, per clipparci i fogli.
Poi ho preso un sacchetto, questo qua 52 per 70, è per l'indifferenziata, che noi sacchetti gialli. Poi ho preso questo per Michele, perché io non esiste proprio. Questo per Michele, io uso zenzero e limone adesso, di pasta del capitano, è buonissimo. Sono i nuovi formati, quindi anche il packaging è diverso, è compatto, diciamo il tubetto, e è buonissimo, non sa assolutamente, non c'è niente di menta, è zenzero e limone e io ne ho fatto scorta, costa 1,69 €. Penso sia più grande, più forse 100 ml uguale, però è più compatto, c'è ciotto, capito come cosa? E mi piace tantissimo, perché se no questi qua no. E poi ho preso, non l'ho preso mai, sì, ho preso quello verde d'estate che rinfresca la la fagiolanola, la patata, è rinfrescante quello verde. Adesso ho preso chili delicato, comfort per pelli sensibili, non sapevo quale prende sinceramente, c'è rosa, verde e poi c'è, mi sembra azzurro, che è non mi ricordo, cioè, questo è per pelli sensibili e ce n'è un altro che è per, non mi ricordo, vabbè, ho preso questo meno aggressivo possibile. Ho preso, perché quello che usavo io non lo fanno più, quello della Dermomed era rosa la confezione, non lo fanno più, che giustamente andava bene per me e non c'è più. Video finito. Vedete come si fa subito? Si fa subito. E non vedevo l'ora di girarlo perché devo mettere a posto sta roba, devo portare tutto in bagno, è stato tutto oggi. Questo qui sacchetto con dentro la roba lì sul baule della legna che abbiamo in casa per portare la legna sotto, anzi domani dobbiamo prendere la legna, perché allora questi sono i legnetti per accendere la stufa, questi qua sono i legnetti, sono fatti apposta, prendono fuoco facilmente, ma Michele mi deve tagliare la legna, proprio gli alberi, no, sono già tagliati e potati, l'ulivo, che quello funziona una meraviglia. Quindi siccome ci siamo finiti, dobbiamo tagliare altri rami e quindi questa è una bella cosa. Ecco perché così ci serve, senza che compro i legnetti, uso quello per accendere, si accende subito. E con questo io vi saluto, metto a posto tutta la spesuola e incomincio a preparare cena, perché come avete potuto notare dalla luce che flashava in maniera diversa, è sera e quindi ho da sistemare, io lasciamo perdere, e ho da sistemare qui e tra poco incomincio a preparare la cena. Vi mando un bacio, spero che il video vi sia piaciuto, ci siamo fatti compagnia e sono ritornata, me ne sono mai andata, però sotto le feste sinceramente ho girato due video solo, uno l'ho mandato online, uno lo devo mandare, questo lo manderò subito così per spezzare i due che sono, è lo stesso tema, era una delle agende e una lo vedrete nel video che andrà online a giorni. Adesso metto il video questo per spezzare i generi, sono stata intelligente. E adesso ci sta la come si chiama Eurospin, devo andare all'Eurospin perché fa tutta 1 euro, 2 euro e 3 euro mi pare, e devo prendere un po' dei ciaffetti a 1 euro che mi rimpingo di queste cosette qua, va bene? Vado? Vi mando un bacio, ciao!